solitamente quando si pensa al mondo dell'artigianato si pensa solo e solamente all'edilizia, ma invece l'artigianato è anche buono da mangiare. Ma quindi potremmo costruire uno strudel? Esatto. Andiamo. Perfetto, allora venite con me. Eccoci! Oggi abbiamo proposto a Luca e Claudio la produzione dei nostri prodotti in cui ci particolarizziamo. Siamo partiti con lo strudel insieme a Michela di mele, trentino, tipico, una nostra ricetta che portiamo avanti dal 1978. Ancora perché noi qua lo studio lo facciamo bello pieno, eh? Ah, ok. Io stavo economizzando, ma qua facciamo, abbondiamo. Ecco, tu guardalo, io lo mangio. Voilà. Adesso questi lenti qua e dopo si fa volge qua sulla placca da infornare. Tocca a me. Allora, così si gira di 180 gradi e si mette qua. Insomma. Lo strudel, il vostro strudel è pronto per il Però, tornare. Sembra quasi semplice a far così. È semplice. Dopo di questo abbiamo fatto i canederli, allo speck. Il canederlo allo speck è il re della cucina trentina. Cominciamo con il pane, sempre abbiamo il latte con il latte, quindi metà di questo latte. Pensavo lo buttassi dentro in giro. Luca e Claudio si sono indappadati, è andata bene, diciamo, ha fatto un bel strudel, i canederli non erano fatti tutti la stessa misura, però alla fine, dai, ci accontentiamo. Beh, dai, neanche male, non mi sembra male, eh? Ma è però adesso, chi li assaggia? Io, no, io.